Elpis. Ogni sogno è una speranza. Il sogno. Testo e voce di Barbara Favaro, musica di Stefano Romanini, chitarra di Marco Millari. In questa storia non si narra di quel che c'era una volta o di quello che sarà, ma di ciò che esiste ora, adesso. In realtà questa non è una storia, ma un inizio. E questa non storia inizia così. John entra ed esce dal sogno. Sa solo a tratti di essere nel suo letto, arrotolato con lenzuolo e coperta. Si sveglia per liberarsi e rientra prigioniero in un'altra dimensione. Cambia? Forse solo una finta, perché non lo ricorda mai per intero quando in alcuni istanti di notte esce. Immagini come foto che si muovono su di lui. Diversi posti, diverse strade, diversi nomi. E tutto è uno, solo uno. Lui è uno, è solo. In questo sogno che non ha fine, lui è solo. Non è dispiaciuto, non è deluso, è curioso. Con l'andare del tempo ha capito le regole, quelle che nel reale non avrebbero senso, ma che lì, in quel luogo sospeso, permettono meraviglie. Può spostarsi in ogni angolo della scena, può sollevarsi, e non solo con lo sguardo, può nascondersi e mostrarsi. Può entrare in ogni volto che incontra, ogni corpo che gli si avvicina. Può trasformare la materia, senza per questo afferrarla. Materia? Forse chiamarla materia è fuorviante. È una sostanza di colori e luce, densa, eppure inconsistente. Ogni volta che allunga la mano per stringere ciò che gli compare davanti, John stringe se stesso. Eppure ogni volta ci prova. Ancorato ai suoi sensi terrestri, soffre di ogni piccola mancanza. C'è l'oscurità che tenta di ingoiarlo. Per sfuggirle, si costringe al risveglio, così da non far scoppiare il cuore nel petto chiuso dalla carne, quella reale. Apre e chiude porte. Quello che vede e quello che lì lascia non lo angosciano per troppo tempo. Sceglie sempre di andarsene, di aprire una nuova porta e di richiuderla. Nel sogno le domande si accendono di luce fredda, le risposte bruciano con calma. Non serve aspettare, forse perché domande e risposte non lo aiutano a capire. John ha imparato a lasciarsi spingere o tirare senza opporre resistenza. Se cade, non si spezza. Se sanguina, non si esaurisce. Se muore, non è mai per sempre. Il sogno lo aggancia alla mancanza di logica. Dove compare una maschera, la voce ferma fa scomparire la minaccia. La prova superata, senza sapere come, lascia comunque il dolce di una vittoria. Se la mano che gli stringe il collo si fa d'acciaio, John si ordina il risveglio.
Ci sono passi senza impronta che lo braccano. Ci sono ombre senza corpi che lo avvolgono. Ci sono respiri assordanti che lo disorientano. E l'evanescenza dei ricordi che ricopre il rinnovo della morte. John si sveglia per calmare la rincorsa dei nervi sul battito cardiaco a tamburo. Riprende il controllo sulla realtà e sbatte le palpebre per allontanare la nebbia. Risuona tra pelle e muscoli una breve scossa, un codice speciale che lui dovrebbe comprendere. Ma più cerca di focalizzare la sua attenzione sui particolari, più cresce la distanza. Si vede vagare, stavolta con occhi svegli, sui lembi di pelle tagliata dalla lama di un coltello appena filato. Il sangue sembra essersi ritratto per mostrare la carne che pulsa. Perché non sento dolore? John vorrebbe gridare anche se non c'è ragione. Eppure, non è della ragione che il sogno si vuol prendere gioco. Oppure sì. I piedi pesanti affondano dentro la terra. La terra inghiotte. Il corpo si torce e prende quota. Si stacca dal suolo e senza ali vola. Capace, ora, di suscitare la gelosia degli angeli, che gli segnano la direzione sbagliata. Dove sto andando? John non sa planare. Per fermarsi deve rendersi piombo e precipitare. Il buonsenso non c'entra, sembra inevitabile. Il corpo si scuote accusando il colpo. John non si sveglia, non si sposta, trattiene per qualche battuta il respiro. I suoi mille pezzi si ricompongono. Ricomincia il giro. Le matriosca con la pancia piena, come una corazza che non teme scalfitura. La vernice scrostata gli rende la pesantezza della battaglia e questo, in modo curioso, lo rassicura. Non ricordava lo fosse stata una battaglia, ma cambia in fretta vestito questo sogno, lungo quanto mille vite. Sa che avrà una nuova possibilità, un nuovo inizio. È una nuova azione, è una nuova fine, appena il sogno gli si presenterà, ancora e ancora e ancora. John introduce una moneta nell'ingranaggio della sua memoria, sicuro che potrà servirgli. Il punto d'accapo si dimostra essere solo un dettaglio in una trama che ben poco gli appartiene. Saprebbe augurarsi di meglio, immaginarsi una fine senza ritorno? Sottrarsi alla ruota e camminando a ritroso cambiare ciò che è stato già scritto. Il sogno sorride alle sue spalle, calcandogli addosso il mantello del viandante che ripara e riscalda e nel bosco sa celare le anime in tormento.